sera stessa. E vuol dire che funziona. In particolare un ringraziamento alle tutte le forze che hanno contribuito alla, diciamo così, della gestione della pandemia stessi e l'uscita dall'autodromo. Un particolare elogio voglio, c'è anche un esponente, farlo ai nostri vigili urbani, che sabato per 10 ore, domenica per 10 ore hanno fatto il grosso del lavoro per questa attività, coadiuvati peraltro dai vigili urbani per la parte di Riccione, ma anche di Cattolica e di Bellagna, e nostre ovviamente anche le altre forze dell'ordine, la polizia stradale in particolare. Sono stato anche particolarmente contento delle iniziative collaterali che abbiamo organizzato negli anni della presidenza del CP, che hanno dato particolare aiuto alle nostre cittadine e hanno consentito una buona accoglienza di tutte le numerose persone che sono venute in questa occasione. Occasione che è stata, diciamo così, un po' la chiusura di una stagione turistica che viene considerata dagli operatori, in particolare dagli operatori dei bagnini, positivamente, pur nelle perplessità che c'erano all'inizio di questa stagione. La Riviera Romagnola, la sua organizzazione, la capacità di dare servizi ai cittadini, ancora una volta hanno saputo essere a livello, diciamo così, che tutti quanti ci auspichiamo. Quindi è stata, sotto questo profilo, un ulteriore elemento di soddisfazione. A Misano abbiamo avuto fatti negativi di rilievo, la stagione è andata bene e quindi siamo tutti contenti, almeno dal punto di vista dell'amministrazione comunale. Lascio la parola per maggiore comunicazione all'assessore Guagnini, poi vi risponderò all'interpellanza del consigliere Magari. Grazie sindaco. Vi rubo solo un minuto per comunicarvi in riferimento alla legge regionale numero 6 che riguarda il governo e la riqualificazione solidale del territorio e in particolare sul piano casa. L'articolo 55 di questa legge pone comunque dei vincoli, un certo numero di vincoli, e inoltre dà la possibilità all'amministrazione di inserire ulteriori vincoli rispetto a quelli che già la legge prevede. Con l'ufficio abbiamo fatto un attimo, abbiamo dedicato del tempo per valutare le caratteristiche del nostro territorio e abbiamo comunque ritenuto che l'articolo 55 della legge 6 e il PCP, il nostro piano regolatore, prevedono garanzie a sufficienza per comunque tutelare il nostro territorio. Quindi abbiamo ritenuto opportuno, perché comunque entro il 21 di settembre noi potevamo eventualmente aggiungere altri vincoli, ma abbiamo ritenuto opportuno non aggiungere ulteriori vincoli rispetto a quelli già previsti. Grazie. Sindaco, lei la parola. Allora, Lagari interpella questa vicenda. Il signor sindaco certamente è a conoscenza che l'accesso alla via Repubblica, l'alto mare della ferroviaria, è senso unico di marcia e la viabilità è soggetta al traffico limitato. Ho però notato, dice il consigliere Lagari, che nonostante i segnalativi di tante persone, e tra queste anche il signor sindaco, per vari motivi, nonostante il divieto, imboccano la via Repubblica con l'alto mare. Non ritiene che sia il caso di cambiare il senso di marcia? La risposta è la seguente. La viabilità della via Repubblica a mare della ferrovia, contrariamente a quanto affermato nell'interpellanza del signor Magari, non è a senso unico di marcia la viabilità soggetta a traffico limitato. Più precisamente, il tratto fra sottopasso ferroviario e Milante è infatti isola deponata. Nel tratto fra Milante e via Platani vi è in inverno un senso unico in direzione Mare Monte e in estate zona traffico limitata, determinata per la prima volta con deliberazione della giunta municipale numero 195 del 2000. Invece nel tratto fra via Dante e via Litorania, in inverno vi è senso unico in direzione Montemare ed in estate zona traffico limitata, introdotta per la prima volta con deliberazione sempre 195 del 2000. Il fatto che l'interrogante abbia notato delle persone
che da Ghirante o da Romagna entrassero nella zona franca limitata, con il fiume monte verso mare, rientra nella legittimità, poiché, come evidenziato anche nei cartelli apposti all'intersezione di Via Repubblica con le detenute, il divieto di accesso alla zona franca limitata è escluso per gli autorizzati, che sono i residenti o gli esercenti muniti del posto auto interno. Questo è il cartello dove c'è scritto appunto il centro autorizzati, cioè sia su via Dante sia sull'opposta via Romagna, per cui si è in marcia. Nelle autorizzazioni appunto per gli autorizzati è anche espressamente ovviamente previsto il percorso preventivamente imposto agli autorizzati per raggiungere l'abitazione o l'esercizio, che è ovvio che è quello più breve. Non si rileva pertanto alcuna necessità di modificare il sistema di circolazione che funziona bene. Vi alleghiamo la fotografia del cartello stradale di Ghirante e le ordinanze della fine della segnaletica. Vorrei ricordare appunto che le ordinanze dicono esattamente la segnaletica, dice appunto questa cosa qui. Su via Dante, direzione obbligatoria, diritto all'incrocio con via Repubblica e centro autorizzato. Via Romagna, direzione obbligatoria, diritto all'incrocio con via Repubblica, eccetto autorizzati. Vi leggo le autorizzazioni, le ordinanze che regolano la zona traffico di tratto, sintesi, c'è scritto, escluso l'accesso e la sosta a qualsiasi veicolo, compresi i CO, anche il contatto umano, eccetto i veicoli autorizzati. Questa è l'ultima ordinanza recente del 2009, ma che fa riparo allora, per il fatto personale, resto del cammino del 12 agosto, il sindaco contromano va a chiedere le dimissioni di rotta e si dice chiaramente che il sindaco violerebbe le ordinanze dello stesso comune. Allora, lei dovrebbe sapere, sono stato, lo dico, che ci sono vari autorizzati, in particolare quelli che stanno, per esempio, in 2039. Nelle autorizzazioni di questi autorizzati, sia quelle rilasciate nel 2000, sia altre, un altro che ho visto rilasciato un po' recentemente, nel 2009, c'è scritto esattamente di per accedere alla zona traffico limitato, per le persone che sono autorizzate, quelle che abitano per esempio in via Repubblica 39, debbono accedere facendo il seguente percorso, via Dante, via Romagna, cioè il cartello c'è autorizzato. Ora, quando si fanno delle affermazioni sulla stampa di questo tipo, che hanno contenuto anche diffamatorio, se non sente. Io mi fermo qui e dico che tutto sommato è una pattacata, però il minimo di informazione, dare i cartelli stradali, basta i cartelli stradali, e poi quando magari qualcuno glielo dice, guarda che sono autorizzato passando, stai sereno, io direi che dovrebbe bastare. E no, 12 minuti, fa personale, 5 minuti. Lei magari ha commesso un reato che si chiama diffamazione. Allora, io per procedere con lei, ho dovuto chiedere la... No, non lo faccio! La dico come si comporto io non lo faccio, ho dovuto chiedere la notifica al giornale, che non l'ho fatto. E poi, tutto sommato, parliamoci francamente di una diffamazione, cioè che sono stati meno stati, ce ne sono di peso commesse da altre persone. Per cui, ecco, questa è la situazione, io l'ho spiegato, come funziona il traffico, non è come dice lei, i cartelli sono di un certo tipo, ci sono degli autorizzati, gli autorizzati possono passare. Questa è la situazione, un po' più di attenzione, un po' più di rispetto, grazie.